che vennero depredati di ogni cosa e a cui fu negato ogni diritto. Ripariamo i nostri errori con verità e giustizia, alla luce delle conoscenze della storia, con atteggiamento sommesso ma deciso, che riconosca i crimini di tutte le parti e le sofferenze di tutte le parti, così come smascheri e condanni le loro strumentalizzazioni. Se non saremo capaci, Presidente, di ammettere ed emendare come italiani tutte le nostre colpe e i nostri crimini nella storia di quello sciagurato ventennio, non potremo mai dimostrare di possedere quell'onestà e quella dignità che sono la base fondante di un popolo civile. Onorevole Brandolin. Grazie Presidente. 69 anni fa, con la conferenza relativa al trattato di pace, si concludeva una delle tante tragedie vissute sul confine orientale d'Italia. Le conseguenze furono tragiche per gli italiani abitanti le terre dell'Istria, Fiume, Dalmazia e Venezia Giulia. La data del 10 febbraio, 13 anni fa, fu volutamente scelta a grande maggioranza dal Parlamento italiano per conservare e rimuovere, cito testualmente, la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle terre degli istriani, fiumiani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Vicenda questa dimenticata e oscurata per molti lustri per ragioni geopolitiche complesse e complicate che hanno per l'appunto rimosso la memoria della tragedia degli esuli e degli infoibati. Tragedie che hanno colpito migliaia di italiani uccisi barbaramente nelle foibe e circa 250.000 connazionali che hanno dovuto lasciare le loro case con grande difficoltà trovando accoglienza in Italia, in Friuli, Venezia Giulia e nel mondo. Ma la storia e le sofferenze di tanti italiani che oggi onoriamo e ricordiamo si intersecano con quella più complessa delle popolazioni che vivevano e vivono nel territorio oggi tra il Friuli e Venezia Giulia, parte della Slovenia e della Croazia. Popoli di origine latina, slava e tedesca, che hanno vissuto nel reciproco rispetto e che hanno visto cambiare il confine negli ultimi 200 anni per più di 10 volte. Popolazioni che hanno vissuto sulla loro pelle, nella prima metà del secolo breve, due guerre mondiali e regimi totalitari, fascista prima, con la deslavizzazione e relativa tragedia delle popolazioni slovene e croate e degli antifascisti, il regime nazista del Terzo Reich dal 1943 al 1945, con l'unico campo di concentramento e sterminio in Italia, la risiera di San Saba, e appunto i 45 giorni di terrore e morte di occupazione titina a Trieste e Gorizia. Alcuni grandi uomini, a cominciare dal presidente Giorgio Napolitano, hanno aiutato a superare, almeno in parte, le reciproche diffidenze, ogni reticenza ideologica e ogni rimozione della complessa storia del confine orientale, con un discorso di verità sulla sofferenza degli italiani e sulle brutalità delle forze titine, raggiungendo il traguardo della riconciliazione, che vuol dire reciproco riconoscimento tra le autorità e le opinioni pubbliche di Italia, Slovenia e Croazia, col comune impegno per un mare Adriatico di pace in un'Europa di pace. Ai ragazzi di Favara e Agrigento, ai quali ho rivolto venerdì scorso alcune considerazioni durante la ricorrenza del giorno del ricordo, mi sono permesso di ricordare che come queste tragedie siano nate proprio dalla presenza di quel confine mutato tante volte, creando così le motivazioni, le cause che hanno generato i reciproci torti, odi, sofferenze e brutalità umane. Anche per questo penso che onorare e ricordare oggi i martiri delle tragedie delle foibe e dell'esodo sia proprio quello di aiutare i nostri popoli, in particolare i nostri giovani, nelle scuole, a eliminare qualsiasi motivo o ipotesi per ricostruire quel confine orientale, così come qualsiasi altro muro. Ma anzi, dobbiamo impegnarci ogni giorno, non soltanto il 10 febbraio, per collaborare e vivere pacificamente in un'Europa democratica e finalmente e sinceramente solidale. Grazie. La ringrazio. Onorevole Sandra Savino, prego. Grazie Presidente, colleghi, Governo. Ritengo che nell'esperienza di un parlamentare vi siano dei momenti in cui l'opportunità di intervenire in aula rappresenti l'occasione di condividere con gli altri deputati e gli autorevoli membri del Governo una parte importante della propria terra. Una storia fino a pochi anni fa nascosta, relegata
ad una sorta di trasmissione verbale dai padri ai figli, dai nonni ai nipoti. Una storia ignorata dai libri di scuola e dall'agenda politica dei governi che si sono succeduti dal dopoguerra fino al 2003. Sto parlando della storia di 400.000 italiani che hanno lasciato le loro case, in molti casi tutti i loro averi, per poter essere liberi e non dover vivere sotto il regime autoritario della Jugoslavia di Tito. Molti scapparono anche per salvare la loro vita, per non essere vittime della pulizia etnica e finire nelle foibe, che fino all'inizio di questo secolo per lo Stato italiano erano solo delle cavità carsiche, mentre oggi per l'opinione pubblica nazionale sono il simbolo di una stagione storica in cui i carnefici e la loro ideologia possono venire citati senza timore.